Le critiche di Romano Prodi, di Dario Franceschini hanno lasciato un segno? Basta prendersi un impegno subito con gli elettori del Partito Democratico, di non riaprire lo sport delle divisioni interne, delle polemiche e degli attacchi dopo i congressi che facciamo regolarmente. E piuttosto chiarire una cosa, che le alleanze e le coalizioni non si fanno a tavolino col pendolino che decide se si fa la lista o l'alleanza, ma sulla base del voler fare delle cose insieme davanti agli elettori. Noi vogliamo continuare il percorso di riforme che sta rilanciando la crescita, l'occupazione e il contrasto alla diseguaglianza. Chi vuole fare queste cose con noi è il benvenuto, chiunque esso sia. Chi vuole smontare l'impianto di queste riforme credo che dovrà fare dell'altro. Uno dei punti in discussione è la legge elettorale su cui il Capo dello Stato ha chiesto di intervenire. C'è l'apertura di Berlusconi, secondo lei è ancora possibile riallacciare un dialogo? Insomma, ci eravamo messi d'impegno per risolvere questo problema. Dopodiché in Parlamento non siamo riusciti su una proposta di una parlamentare del gruppo di Berlusconi votata dal Movimento 5 Stelle, cioè due contraenti dell'accordo sulla legge elettorale. Riprenderemo questa discussione a settembre, ma nel mezzo non fermiamo di occuparci dei problemi degli italiani, del lavoro dei più giovani, delle banche, della crisi. Ecco, il Parlamento faccia le riforme, ma senza staccarsi mai dai problemi degli italiani.